Buongiorno a tutti. Nel corso di questo anno scolastico, noi alunni delle tre classi della scuola secondaria di Sant'Agata ci siamo dedicati alla realizzazione di un'unità di apprendimento trasversale, multidisciplinare, in collaborazione con tutti i docenti, avendo come oggetto di studio l'ambiente e il territorio. In particolare ci siamo occupati dell'aspetto territoriale, ambientale e patrimoniale del nostro comune. Siamo partiti da una ricerca storica che ci ha portato a conoscere le nostre origini, passando poi attraverso l'esplorazione e la scoperta di siti e tradizioni, che ci hanno mostrato dettagli e legami delle nostre radici naturali, culturali, religiose e dei luoghi da noi frequentati quotidianamente. Il nostro lavoro finale è stato raccontare e descrivere il territorio, e l'abbiamo fatto così, con le parole, come fanno gli scrittori, con le immagini, con matite e pennelli, come fanno i pittori paesaggistici, o con un obiettivo fotografico, come fanno per mestiere fotografi e registi, ma come possiamo fare tutti per passione e curiosità, anche usando semplicemente uno smartphone. Con il cibo, la conoscenza di un territorio è legata ai prodotti della terra, all'alimentazione, alle ricette e alla cultura gastronomica. Con le tradizioni, i riti e le manifestazioni religiose. Gli strumenti sono molti e i punti di vista infiniti. I nostri abbiamo cercato di raccoglierli in una sorta di mappa del cuore, che ci dona un senso di appartenenza e di orgoglio. Siete numerosi, grazie, grazie. Un grazie particolare va ai nostri docenti che ci hanno dato la possibilità di realizzare questa manifestazione e al professore Michele Perrone che ha curato il suo aspetto tecnico. Un sentito ringraziamento per la presenza al sindaco di Sant'Agata, avvocato Nicola La Salvia, e a tutta l'amministrazione comunale. Al nostro amato dirigente scolastico, dottor Giacomo Vitale, alla nostra gentile e sempre disponibile DSGA, dottoressa Giuseppina Fantetti, al personale ATA, alla scuola primaria, infanzia e secondaria di Accadia e Sant'Agata e al parroco Don Radek. Un ringraziamento particolare alle nostre mamme, che hanno contribuito fattivamente all'esposizione dei nostri prodotti tipici locali. Avrà la seguente sequenza, la nostra esibizione canora e musicale, cui farà seguito l'illustrazione della storia del nostro castello imperiale. In seguito illustreremo i pannelli che compongono la mostra, da noi realizzata. Noi ciceroni saremo vicini ai pannelli e saremo disponibili ai visitatori. Ed infine vi offriamo la degustazione dei nostri prodotti gastronomici. Ora vi canteremo dei brani che abbiamo preparato per voi. Il primo sarà Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Thank you.
Turci. Thank you.
quale nasce e si sviluppa a partire dal primitivo nucleo abitato, costituito dal castello e dalla piazza Chiancato. L'impianto urbano è stato costruito tenendo conto dell'orografia del monte, al quale è stato addossato. La prima cinta muraria, longobardo-normanna, poi estratta dagli Svevi e dagli Angioini, è stata eretta a protezione del castello. Poggia su falde rocciose e racchiudeva il castello per tre lati. Presenta due torri circolari e una quadrata. Il borgo medievale è stato edificato sul versante sud-orientale del monte, delimitato tra le due dorsali laterali e fortificato da strutture murarie, spesso coincidenti con quelle abitazioni, intervallati da bastioni e torri. Man mano che il borgo si espandeva, a partire dalla vetta ovest, sorge il castello. Verso valle le mura di cinta precedenti venivano superate ed edificate quelle nuove. A valle il borgo medievale ha avuto la sua espansione, fino alle mura fortificate della Porta Nuova. Le prime porte furono Portella Sant'Angelo verso la Campania, Porta Perillo verso le Puglie e Porta Nuova. Sempre sulle dorsali laterali furono aperte Portella Sant'Andrea, Portella San Nicola e Portella La Salvia. Il borgo conserva un prezioso patrimonio sculturio realizzato dai maestri Scarpellini Santa Catese. È il cosiddetto Parco Urbano delle Opere in Pietra. Sant'Agata di Puglia, la Loggia delle Puglie. Costruita interamente su uno dei monti dell'Appennino meridionale, ad un'altitudine di 800 metri sul livello del mare, Sant'Agata di Puglia ha uno dei territori più estesi della provincia di Foggia, con circa 12.000 ettari. La posizione geografica è tale che consente una vasta osservazione, dal Galgano al Tavoliere, dai monti della Basilicata a quelli della Campania, alla moltitudine di paesi e città di queste tre regioni.